Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catavionico. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa dal colore di retro computing. Oggi parleremo di IBM PS1 contro Compaq Presario 425. Quale dei due scegliere per una collezione di retro computing? Vi starete chiedendo perché io stia confrontando l'IBM PS1, una macchina del 1990, con quella del Compaq Presario, che invece è del 1994. Ve lo dico subito. L'IBM PS1 è motorizzato da un Intel 80286 a 10 MHz, cioè 512K, oppure 1 MB di RAM. Aveva il chip dell'orologio integrato, una scheda VGA grafica collegata in bundle, disk drive da 1,44 e un disco fisso da 30 mega. Porta seriale, porta parallela, presa per mouse e tastiera PS2. Il monitor poteva essere a colori oppure in bianco e nero. Aveva anche due speaker e presa jack per cuffia. Era pensato per processare Windows 3.1. A mio avviso è possibile che questa macchina possa acquisire una maggiore importanza di quanta ne abbia oggi, se andiamo a osservare in prospettiva storica. Infatti, basta riflettere un pochino. La IBM ha inventato il primo computer PC e ha poi lasciato che il modello del personal computer fosse declinato da altre aziende produttrici di computer. Oltre ai coloni ed assemblati, molte aziende di computer si sono messe a produrre compatibili PC. In linea storica, però, la IBM non si è quasi mai interessata del segmento home computing. Le pochissime volte che la IBM ha posto nel suo assortimento prodotti dei computer pensati per il segmento home computing, obiettivamente si contano sulle dita di una mano. Questo piccolo IBM PS1 è proprio un home computing, un bel prodottino, un macinino, però con qualità IBM, espressamente pensato ed assemblato per il segmento home computing. Per questa ragione storica, il piccolo IBM PS1 rappresenta commercialmente e storicamente una mosca bianca in mezzo a migliaia di mosche nere IBM, interamente invece dedicate al segmento business computing. Per un appassionato di computer questa cosa ovviamente non può sfuggire. E con questo vi ho detto tutto. Il Compaq Presario 425 è un vecchio macinino, anche lui è un home computer del 1994, prodotto dalla Compaq. Il Presario 425 aveva un monitor da 14 pollici, obiettivamente sempre a tubo catodico, a colori, disco fisso interno da 200 MB e disk drive da 3,5, tastiera e mouse, il mouse era due tasti, con spinotti PS2, oltre ad un modem interno da 2400 bit per secondo. La macchina era motorizzata da un 486SX da 25 MHz, 4 MB di RAM, scheda video da 512K di VRAM e acceleratore Cirrus Chip. Era pensato anche lui per far girare Windows 3.1. Che ha di speciale questo vecchio macinino Compaq 425 del 1994 rispetto alla marea sterminata di PC desktop e tower di marca o da assemblati che sono stati venduti nella piattaforma Intel AMD Cyrix, tanto da considerare questo Compaq Presario 425 un possibile ottimo candidato per una collezione di retro computing? Punto 1. Le sue linee, guardatele bene, ricordano gli Apple Macintosh, i Pizza Boxes, ossia gli LC 1, 2, 3. Ma il design del Presario 425 era all in one e non spezzato in parti come i Macintosh LC. Ma comunque il Compaq era offerto come prodotto home computing con Windows 3.1, il quale appunto era all'epoca molto inferiore al macOS 7.1 del tempo.
Questo Presario 425 a mio avviso è un modello che andrebbe affiancato ad un Macintosh Pizza Box proprio per evidenziare le differenze hardware e software nel contesto storico, rimarcando però appunto la superiorità Apple del tempo che subì un duro colpo solo nel 1995 con l'uscita di Windows 95. 2. La motherboard del Compaq 425 era ed è facilmente estraibile tirandola dietro appunto dal case, proprio come un Mac, e quindi facile fare manutenzione. 3. Il vecchio macinino Compaq 425 è vecchio, ma hardware standard per il mondo PC e i pezzi di ricambio di retrocomputing non sono proprio difficili da trovare. Drive da 1.44, hard disk IDE, mouse e tastiera PS2, anche l'alimentatore è ragionevolmente agevole da sostituire, essendo facilissimo lavorare sulla motherboard che si estrae appunto in blocco da dietro tirandola. Ora, la Compaq faceva computer sia per il mercato business quanto home computing, come dimostra questo vecchio macinino, il Compaq Presario 425, che ha dalla sua solo il design Macintosh-like e un'ottima modularità di ingegnerizzazione. Tuttavia, il grosso dell'importanza storica ce l'ha appunto l'IBM PS1 per le ragioni che vi ho già detto. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!